Entella Pescara, match in diretta su Rete 8 con Appio Pregara a partire dalle 19.45. Una verifica interessante dopo la serata no col Perugia sul piano della prestazione. È andata bene, specie nella ripresa, almeno 5 occasioni concesse agli umbri che non ne hanno approfittato. Uno 0-0 dunque porta inviolata che ha consentito ai biancazzurri di restare imbattuti. Ora la trasferta di Chiavari contro un avversario fisico esperto, l'Entella, 3 successi e 2 pareggi, proprio come il Pescara. È una squadra organizzata, guidata da un allenatore pragmatico come Fabio Gallo. In casa biancazzurra saranno probabilmente 5 le novità rispetto alla formazione scesa in campo nell'ultimo turno. Lonardi e Tugnov in mediana, Bentivegna, Tonin, soprattutto l'ex Meazzi in attacco. Il possibile 11, Plizzari, Trepali. In difesa Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese. A centrocampo Valzania, Lonardi e Tugnov, davanti Bentivegna e Meazzi a supporto di Tonin. Entella priva degli infortunati Garattoni e Tiun. Sistema di gioco 3-5-2, più o meno la stessa squadra che ha pareggiato con la Pianese. Tra i pali il lituano Siaulis. In difesa Manzi, Tiritiello e Portanova. Sulle fasce Bariti e Di Mario, abruzzese di Avezzano. A centrocampo Lipani Play, Corbari e Franzoni interni. Davanti occhio al 24enne spagnolo Guiu, che farà coppia con uno tra Castelli favorito e Casa Sarotto, ex Virtus Verona. Così il centrocampista Andrea Franzoni, che con la Pianese ha realizzato il suo primo gol in maglia Entella. Sarà un bel esame di maturità per tutta la squadra. Io penso che comunque queste siano partite che prima di tutto siano belle da giocare, stimolanti, quindi veramente non vediamo l'ora di scendere in campo e dare il massimo. Sicuramente avremo come sempre un atteggiamento aggressivo, perché siamo in casa, perché vogliamo fare la partita, perché siamo in un buon momento, quindi cercheremo di partire forte e indirizzarla subito sui binari che vogliamo noi. Al Comunale di Chiavari dal 2015, 8 sfide tra Entella e Pescara, 3 le vittorie dei biancazzurri, 2 i successi dei liguri. La prima volta il 28 febbraio 2015, messe di gol 5-2 per l'11 di Marco Baroni, mattatore il sindaco Marco Sansovini, fresco ex, 3 gol ma anche l'assist per il 3-1 di Birkir Bjarnason, quindi il pokerissimo di Melchiorri assistito da Zampano. Per i liguri a segno Lanini e Masucci. L'Entella è una matricola del campionato di Serie B, ma negli anni crescerà. Infatti nei successivi 5 incroci disputati a Chiavari il Pescara riuscirà a conquistare appena 3 pareggi, 2 di fila 0-0, prima con Oddo il 30 aprile 2016, poi con Zeman il 17 febbraio 2018. Seguiranno 2 nette sconfitte, 2-0 il 9 febbraio 2020, allenatore Le Grottaglie, reti di De Luca e dello spagnolo Rodriguez. Sempre in B la stagione successiva, 27 dicembre 2020, l'Entella di Vivarini rifila 3 gol ai biancazzurri di Roberto Breda, marcatori Schedetti, De Luca e Cardoselli. A fine stagione per entrambe sarà retrocessione in C. Spettacolare 2-2 l'11 ottobre 2021 per il Pescara di Auteri, la sblocca De Marchi, pari e momentaneo sorpasso ligure con Lescano e Schedetti, ma a 18 dal termine sale in cattedra Pompetti, finta, dribbling e colpo sotto morbidissimo a scavalcare l'estremo di casa Paroni, rete Gioiello, la prima col Pescara del prodotto del vivaio biancazzurro da 2 stagioni a Catanzaro. Ultime 2 sfide a Chiavari, altrettanti blitz, 3-2 il 31 maggio 2023, ritorno dei quarti playoff e la serata di Cuppone rilanciato da Zeman al posto dello squalificato Lescano. L'attaccante salentino ripaga la fiducia del boemo con una doppietta, nel mezzo la prodezza di Marco Delle Monache. Per i liguri in 10 dal 52esimo espulso il difensore centrale Reali, segnano Mercai sul rigore e Parodi a 4 dal termine. L'ultima volta a Chiavari il 2 dicembre 2023, altra vittoria, lancio di Accornero, sponda di Merola e gol di Cuppone. I liguri reagiscono, traversa di Zamparo nella ripresa a 6 dall'epilogo, 1-1 di Corbari, l'Entella spinge, Meazzi timbra una clamorosa traversa ma il Pescara è spietato e la vince al minuto 91, decisivo Franchini servito da Masala, finisce 2-1.